Noi non le conosciamo. Da dove vengono questi miracoli e prodigi? Noi non ne siamo capaci. Pur nella nostra follia collettiva, nella stupidità cosmica in cui siamo caduti, è incredibile come riusciamo comunque a capire che quelle parole, le parole di Gesù, sono diverse dalle nostre, sono potenti e insuperabili, illuminate e luminosissime. Perfino noi capiamo che il suo approccio alle cose, alla vita, alle malattie, ai disagi, è diverso dal nostro. Pur putrefatti di pregiudizio e corrotti da ogni possibile depravazione mentale, riusciamo a cogliere una provenienza diversa, una provenienza più alta in tutto ciò che Gesù dice e fa. Pur nemici di ogni sapienza e verità, restiamo abbagliati e stupiti dalla generosità e grazia dei suoi miracoli e dall'invincibile logica e potenza della sua parola, da lui resa così semplice e familiare. Ma allora, perché ancora scandalizzarci di Gesù? Perché ancora arroganza e conflitto con lui? Perché? Perché è il figlio di Maria? Perché è il figlio del falegname? Perché lui stesso è un falegname? Doveva essere il figlio di Cesare o di Seneca? Doveva essere forse un sacerdote del Tempio, potente e attempato? Cos'è che ci disturba di Gesù, Dio fatto uomo tra noi? Ci dà fastidio il suo lavoro di falegname? Cos'è che così terribilmente ci disturba di Gesù? Perfino la nostra pazzia e stupidità riconoscono in lui sapienza mai udita, provenienza divina dei suoi gesti, potenza celeste dei suoi miracoli. Allora, cosa ci infastidisce? Cosa ce lo rende così lontano e nemico? Ma se perfino nel nostro stato di totale illusione e cecità riusciamo a sentire la bellezza celeste di Gesù, a percepirne il profumo divino, significa che la nostra ostentata incredulità è incredulità in malafede, incredulità preconcetta, incredulità degenerata, senza appello e scuse, incredulità che meraviglia persino Gesù, che impedisce perfino a lui di compiere miracoli e guarigioni, incredulità violenta, che si scandalizza della bellezza e crede all'orrore, incredulità preconcetta che si scandalizza del bene e avvalora il male, incredulità preconcetta che si scandalizza di Dio e onora la magia, incredulità preconcetta che si scandalizza del povero che chiede giustizia e avalla la violenza dei ricchi e dei potenti, incredulità preconcetta che si scandalizza di un cane abbandonato e in 15 anni espleta il suo diritto alla vita uccidendo nel mondo 1 miliardo di bimbi in pancia alla madre. Incredulità preconcetta che si scandalizza della potenza e della verità della parola di Gesù e ritiene onorevole somministrare cultura nelle scuole a milioni di giovani attraverso le ideologie fornite dalla mitologia e dalla filosofia. Incredulità preconcetta che meraviglia persino Gesù, ma che per fortuna non placa il suo desiderio di camminare e di viaggiare per villaggi e città in cerca di cuori semplici e amanti a cui insegnare la via della vita.